E guattai a tutti ciurma e benvenuti da Giocherino in questo nuovissimo episodio su Valiant Hearts. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 20 like per questo nuovo video. Ed eccoci qua di ritorno dopo effettivamente un po' di tempo che non riprendevo in mano questa serie. Eravamo arrivati effettivamente qui dove la macchina di Anna si è rotta, per cui penso dovremmo trovare una soluzione a questo problema. E quindi eccoci qua, insomma, vediamo un attimino che cosa dobbiamo fare. Qua penso ci sia bisogno di un uniforme per entrare e di qua suppongo proprio che non si passerà. Perfetto, perlomeno per adesso. Ed è proprio lì la ruota, ragazzi, che ci serve per risolvere il nostro problema. Per cui allora qua sopra, ragazzi, è evidente che c'è quell'uniforme appesa e sarà quella che ci servirà probabilmente. Per cui di qua pure, ragazzi, non si passa. Entriamo qua. Ok, anche quella è un uniforme che ci serve, perché mi sa che ci serviranno tutte e due, ragazzi, sia quella blu sia quella grigia, per cui dovremo pur trovare. Perfetto, ok, allora d'accordissimo, non mi devo far vedere qui dentro. Va bene, lo terrò a mente allora. Per cui aspettiamo, ragazzi, che il tizio si giri. Ah, ecco, perfetto, meno male. Potevo ripararmi qua sotto. Oh, Madonna. Probabilmente avrei dovuto continuare ad andare dietro quella libreria. Aspettiamo un attimino che si rigiri, ragazzi. Anche perché a quanto pare non possiamo utilizzare il nostro genio. Forse sì. Ok, stanno inseguendo lui, per fortuna. Grazie mille, amico. Ecco fatto, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo sostituito la nostra uniforme e adesso di sicuro non avremo alcun problema a girovagare qua dentro in mezzo a tutta questa gente che pensa sicuramente che io sia uno dei loro. Sacco di crusca, il grano scarseggiava, quindi si usava anche la crusca per fare il pane. La crusca è di colore più scuro, ma anche più ricca di fibre, vitamine e minerali. Perfetto. Allora, cosa ci sarà mai qua sopra che ci può essere utile? Allora, qua sotto non possiamo andare. Qua possiamo scendere però, ok. E qua possiamo far scendere la scala e qua di sicuro possiamo far sì che questo uniforme arrivi fino a noi in modo da poterla finalmente utilizzare. Genio, tu come sempre sei un genio, scava pure lì, scava, 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 scava. Ecco qua che cos'è, cappello da gendarme francese. I gendarmi francesi ricoprivano anche il ruolo di polizia militare, assicurandosi che i soldati rispettassero il codice militare e si comportassero correttamente al fronte. Perfetto, andiamo allora. Questa è l'unica cosa che possiamo prendere. Che c'è, amore? Che c'è? La bottiglia di vino l'ho già presa io, ma dovremo ripassare di qua, ragazzi. E non so come farà Jamie a tornare dall'altra parte effettivamente, ma di sicuro un muro. Ecco. Ok, sì, ma a me sta benedetta uniforme, mi serve, accidenti. Allora, proviamo a fare così, proviamo a cambiarci di nuovo, ragazzi. Adesso che comunque abbiamo una bottiglia di vino, a qualcosa ci dovrà pur servire. La cosa che continuo a domandarmi è a che cosa mi servirà. Ah, qua possiamo scendere ancora più giù, ragazzi, non l'avevo visto. Vediamo, magari serve a uno di questi signori? No, come non detto. Qua che cosa abbiamo? Banconota di emergenza francese. La banca centrale francese faticava a produrre monete e banconote a sufficienza, così circolava anche la carta moneta d'emergenza. Allora, qua non possiamo entrare, ragazzi. Più avanti di così non possiamo andare, non possiamo interagire con nessuno di questi tizi. Sinceramente non capisco il motivo. Vabbè, vediamo un attimino, ragazzi, se questa benedetta bottiglia di vino potrà servirci a qualcosa. Allora, di qua adesso però possiamo andare. Ok, sono un idiota, ragazzi, perché potevo scendere direttamente di qua e non fare il giro, per cui è stato un giro assolutamente inutile. Non avevo notato la presenza di questo cancello qui, vi dirò la sincera verità. Perfetto, adesso che abbiamo la bottiglia di vino dovrà pur servire a qualcosa.
Col tuo il vinagre. Ok, adesso possiamo entrare qui, però la bottiglia di vino me l'ha proprio rotta senza alcuna pietà. D'accordo, vabbè, dai, diciamo di sì. Questi che cosa mai vorranno? Questi per adesso sembrerebbe niente. Però qua non possiamo fare niente, possiamo soltanto salire e salire qua. Vediamo un attimino cosa abbiamo qui, ragazzi. Ok, qua possiamo far tornare l'uniforme, infatti, solo che adesso sinceramente non so cosa mi potrebbe servire. Fatemi entrare, Carl, scendi, fatemi entrare un attimino di qua. Vediamo un po'. Allora, lui potrebbe passare di qua effettivamente, ma eccolo là. Vuole una bottiglia di vino, ragazzi, per far sì che possiamo passare. Qua possiamo cambiare la nostra uniforme, ma non abbiamo nulla per poterla cambiare, cioè niente, tanto qua, ragazzi, no, genio non ci permette di farlo passare. Le bottiglie di vino sono qua sotto, però per prendere la bottiglia di vino devo avere questa uniforme, ma per poter passare con la bottiglia di vino devo avere l'altra. Per cui è un bel dilemma. Il punto è che se ho l'altra uniforme non mi fanno passare lì. No, aspetta, era di questa uniforme qua. Ma che cavolo fai? Ok, cambiamoci, ragazzi, vediamo se riusciamo a passare adesso senza che ci spacchino la bottiglia di vino. Ok, questo fatto, andiamo di sopra. E adesso qua potremo cambiarci l'uniforme, effettivamente, senza che ci spacchino la bottiglia di vino, per cui proviamo. Meno mi auguro che non ce la spacchino, per cui andiamo di sopra. Il punto è che qua questo tizio, se non erro, era dell'altra uniforme. Ah no, è di questa, perfetto, dovremmo aver risolto. Ecco qua, amico, grazie. Ma fammi entrare. Ah, adesso si cambierà probabilmente. Vero? Infatti, forse è quello che ci serve. Probabilmente sì. Cambiamoci senza aspettare troppo. Ok, pensano che io sia un loro superiore, per cui questa cosa è assolutamente positiva. Per cui probabilmente adesso potremo passare di qua. Sì, riposo, riposo, ragazzi, state assolutamente tranquilli. Oh, finalmente abbiamo quello che ci serviva. Portiamo questo meraviglioso pneumatico alla nostra cara amica Anna. Riposo, signori, riposo. Ecco fatto. Voilà. Ecco a te. Si riparte. No, c'era una foto lì sopra, mannaggia, sopra il balcone. Non l'ho vista, ragazzi, me la so persa. Ok, è uno di quei momenti con l'auto, perfetto. Per lanciare dinamite dietro di te, davvero. Ma che figata. Boom, boom. Abbiamo addirittura la possibilità di lanciare... Oh merda. Lanciare candelotti di dinamite, fatto sta che... Aia, mannaggia, mia mannaggia. Fino a quando questo affare è chiuso... Non possiamo fare assolutamente nulla. Oh oh. Oh! Minchia. Fa addirittura cariche, ragazzi, eh. Attenzione. Stammi alla larga, accidenti. Oh oh. Oh oh. Aiuto, aiuto. Aiuto. Beccati questo. Caspiterina, potevo aspettare un attimo. Ok. Torna la carica. Oh, dai, no, mannaggia a me.
Ok. Perfetto, ci hanno fatto ripartire da qui. Oddio, sta musica no. Questa musica no, ragazzi, mi ricorda troppo uno spezzone di Fantasia, non so se l'avete mai visto. Fantasia della Walt Disney. Ok, perfetto. E quel pezzo era assolutamente terrificante, ragazzi. Ecco perché mi fa tutto questo effetto ascoltarlo. Aiuto, aiuto. Ma che cavolo. Dobbiamo per forza aspettare che si apra. Guardate come mi prevede le mosse sto pezzazzo del merda. Oddio, ma dietro di me no. Oh, 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 oh. Ma che cavolo. Ah, ma è lo stesso, è lo stesso stronzo che ho rubato l'uniforme. Ma dai, amico, era... serviva ad un fine più alto. Perdonami, forza, non portarmi così tanto rancore, accidenti. Ok. Bam. Via, fuori dai piedi, accidenti. La nostra macchina, ragazzi, già in condizioni critiche. Eccola là, di nuovo sta musica. Ancora, ragazzi, mi ricorda quello spezzone di Fantasia. Terribile. È stato tipo un trauma infantile. Aiuto! Ma vattin! Beccate qui. Ok. Dobbiamo ancora resistere. Aiuto. È terribile tutto questo. Oh oh. Oh oh. Minchia, avercelo davanti addirittura. Non ci posso credere. Ma accidenti. Perfetto. Facciamo attenzione perché la situazione diventa critica. Aia, ecco, l'ho beccato in pieno. Di nuovo. E vabbè. Oh. Ma aiuto. Ma che cavolo. Ragazzi, ma è terribile. È difficilissimo. Cioè, oddio, dai, difficilissimo sicuramente non è. Basta soltanto prestare un po' più d'attenzione. Cerchiamo di non beccarlo in pieno di nuovo. Ok, mamma mia. Aiuto. Ok. Oh. Oh, vabbè. Ma che cavolo. Successo? Perché l'ha attraversato in pieno? Cioè, gli è andato addosso. E si è spaccata la macchina, ma perché? Non mi dica che deve arrivare integra a quel momento, perché la vedo dura, eh. Si spara, spara. E vabbè. Ok. Ok. Facciamo attenzione. Perfetto. Adesso sì. Oh. Oh merda. Ragazzi, oh no, di nuovo. Aiuto, aiuto. Come devo fare? Aiuto. Mannaggia me. No. Ma che diamine. Minchia, ma è difficilissimo. Ok, mi hanno fatto riprendere da qua. Cioè, allora, far lanciare le cose a tempo di musica continua a dire che è troppo figo. Oddio. Aiuto. No, se te ci metti pure te a lanciare barili, eh. Beccate questo. Dovrebbe essere l'ultimo, almeno mi auguro. Ce l'abbiamo fatta? Ok. Sì. San Miguel. Finalmente. Finalmente. Carlo potrà riunirsi con la sua famiglia. Croci di legno. Perché croci di legno? L'euforia ebbe vita breve. Intercettati dalle truppe tedesche ancora a San Miguel, Carl e Anna furono portati al quartier generale per essere interrogati. Carl
fu rispedito a combattere per i tedeschi, mentre Anna fu assegnata all'infermeria a curare i soldati. L'8 aprile le forze francesi sferrarono un assalto a Saint-Mihiel, un'opportunità che Karl non si sarebbe fatto sfuggire. Accidenti, ragazzi, cioè... Cioè, li hanno beccati tipo lì. Ci rendiamo conto che l'hanno rispedito a combattere quando era lì? Ok, sì, mi vado a cambiare. Che diamine, cioè... Impensabile, ragazzi, davvero. Qui? Questo chi è? Ha ritrovato il suo padrone, probabilmente. Ok, ti seguo, amico. Andiamo a prendere sta benedetta uniforme, il nostro equipaggiamento. Che dobbiamo fare? Ci siamo? Ok, ok, amico. Ancora più su? Ci siamo? E qui l'uniforme? Grazie, fammi pure passare, eccoci qua. Di nuovo in questi panni, accidenti. Ok, piastrina tedesca, e va bene. Dopodiché che cosa mi serve? Non so cosa diavolo stia dicendo. Sì, ok, mi servono l'elmetto e lo zaino, però qua stavo vedendo, c'è sta tutto, c'è lo zaino, non mi lascia prendere, vabbè. Vediamo un attimo dove altro recuperare questi oggetti che ci servono. Vediamo un po', qua non si può entrare. E qua... Ah, ok, qua c'è l'elmetto, ragazzi, ecco, quasi quasi me lo perdo. Sempre che me lo lasci prendere. Perché non me lo lascia prendere? Cioè, si vede che... Ah, perché è dentro la camera. Ok, pensavo fosse tipo un armadietto. Allora, qua serve una combinazione. Serve una cipicchia di combinazione. Ma dove la trovo la combinazione? Ok, adesso ci ha lasciato passare, ragazzi. Appunto perché abbiamo la nostra uniforme. Non mi lascia suonare manco la campana, non capisco il motivo. Dovrò prendere qualcosa per far cadere quelle chiavi, penso. Qua nemmeno ci lascia interagire. Vediamo un attimino, ragazzi, cosa... Ok, qua abbiamo la mela, questa di sicuro ci aiuterà a recuperare quelle chiavi che erano appese qui dentro. Perfetto. Ecco qua. Ah, che diamine! Ma scusa, allora, niente, probabilmente, fatemi fare una cosa, farò prendere una mela a lui, e una mela la prendo io, sicuramente. Ok, andiamo, magari ce ne servono due, una per suonare la campana, dammi la mela, ma perché è uscito? No, dammi la mela, amore. Dai, muovite! Ecco qua. Prendila, prima che ci arrivi lui. Oh, ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Proprio per un pelo di sedere, per fortuna. Ok. Allora, la chiave magari ci servirà qui. Perfetto. Entriamo pure. Recuperiamo il nostro elmetto. Ecco fatto. Qua cosa c'è? Cos'è sta roba? Un pezzo di stoffa? Perché? A cosa ci servirà mai un pezzo di stoffa? Non lo so. Allora, a qualcosa ci dovrà pur servire, ragazzi. Vediamo un attimino. Perché qua si può innalzare la bandiera. Magari ci serve qui.
per qualche oscuro motivo. Ok, era una bandiera, non era un pezzo di stoffa. Cioè, era un pezzo di stoffa, ma era intanto anche la bandiera, per cui portiamola sopra, 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 sopra. Ci siamo arrivati. E sì, ma a me a che cavolo mi è servito adesso questo? Qua continua a servirci una combinazione, ragazzi. Non è che sarà sto numero qua. Ah, aspettate, qua sulla bandiera ci sono dei... sulla finestra ci sono dei numeri. 1, 2, 3. Aspettate un attimo, ragazzi. Allora, probabilmente comunque la bandiera deve quasi coincidere sicuramente con la finestra qui davanti. E se comunque si presta particolare attenzione, sono indicate delle lettere che però effettivamente assomigliano più a dei numeri, ragazzi, che a delle lettere. Per cui 1 dovrebbe essere 8 più o meno, perché adesso non è che coincide proprio perfettamente, per cui dovrebbe essere 8. Dopodiché il numero 2 indica una lettera che sembrerebbe essere un 1, per cui 8 1, e il 3 indica una lettera che sicuramente è una S, ma magari potrebbe ricordare un 5, per cui 8 1 5. Magari è questa la combinazione che ci serve, ragazzi, per entrare qui. Proviamo. 8 1 e 5. Mi auguro che sia... no, accidenti. Ok, era giusto, comunque era corretto. Non avevo aspettato che inserisse l'ultimo numero, ma ha funzionato lo stesso. Meno male, ragazzi. Allora, sì, ma spostati. Che cosa c'è lì? Grazie mille, amico. Non so cosa sia quello che tu hai preso. Baionetta francese spezzata. Ok, abbiamo preso il nostro equipaggiamento. Penso che adesso abbiamo tutto quello che ci serve, suppongo. Ok, ci siamo, ci siamo. Madonna santa, era tutto tranquillo un attimo fa. Ok, da brava con la quale sono, ragazzi, mi sono fatta beccare così in pieno. Stavolta devo fare un po' più attenzione, per carità. Continuiamo a correre. Oddio, anche per poco. Ok, continuiamo. Sta succedendo il finimondo come sempre. Io mi chiedo genio dove sia. Spero che non gli sia capitato nulla. Oh no! Diamine. Lo so, amore, lo so. Credo non ci sia più niente da fare. Andiamo via. Con la morte nel cuore, perché comunque il tizio si è sacrificato, ragazzi, per salvarci il sedere. Quella è la nostra fattoria. Ok, ragazzi, allora mi ha appena salvato la partita. Per oggi ho finito il tempo a mia disposizione, ma non credo che comunque manchi moltissimo alla fine. Sinceramente credo proprio di no. Vedremo. Questo video termina qui. Grazie a tutti. Un bacione. Gli obdosh a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!